La musica della mappa è bellissima, continuo sempre a dirla, è rilassantissima, faccio partire il video, di sottofondo c'è questa musica carina carina. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Giada, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo entrati su Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. L'ultima volta, per chi l'avesse visto negli scorsi episodi, abbiamo completato il Monte Olimpo con Arde, che indovina indovinello, alla finale del Monte Olimpo ha fatto sfidare a Tega un ragazzo che poverino poi è stato controllato da Ade con potere dell'oscurità. A quel punto Tega ha capito che Ade lo stava bellamente ingannando, gli aveva detto se vinci il torneo capirai come controllare l'oscurità e invece assolutamente no. Quindi ci siamo lasciati con l'aver terminato lo scontro, con l'aver salvato Zack dal controllo di Ade, e ora ci tocca andare allo spazio assoluto, che è il mondo di Lilo e Stitch. Dai, e visita film del... aspetta, ho dimenticato di che date sono i film. Hercules è del 1997, ma vabbè, è inutile dirlo. Invece, se non ricordo mai, Lilo e Stitch è di inizio 2002. Micchia, cos'è? Cos'è sto branco di Nations? Sconfiggi tanti Nations, va bene. Parte così l'episodio, quindi. Sali sul keyblade e sconfiggi Nations. Attacco con X e triangolo. Difenditi dai attacchi con quadrato. Va bene. Vai, mamma mia. Faccio triangolo. Niente, ragazzi, è da tipo inizio gameplay che voglio usare sta benedettissima moto. Una vicella, vabbè, che è il Keyblade. Mamma mia! Che è il Keyblade di Tega, ricordiamocelo. Mi sono saliti i PS! Dai! Che ci fanno sti Dash e Medusa? Salve. Huh? What? È tipo la balena nel primo Kingdom Hearts, che tipo non è un mondo effettivo ma è una cosa nello spazio. Ecco perché si chiama spazio assoluto. Perché rimaniamo nello spazio assoluto. Lo spazio assoluto. Ma quella navicella rossa lì che carina. Che faccia hanno fatto alla governatrice galattica? Is he the one? Yes, Grand Councilwoman. Presidentessa del Consiglio, scusa. Take cover. Leave it to me to handle these fiends. Whatever you are, you're under arrest. Eventually. Per i Nations che lo perculano fondamentalmente. Ad arrivando avanti a scatti. Sconfiggi tutti i Nations? Non l'avrei mai detto, mamma mia. Oh. Guarda, sempre. Attenzione, i comandi mi si potenziano in Iter Fatale. Tra l'altro di Iter Fatale ho scoperto la terza evoluzione tipo nella scorsa puntata. Ho scoperto la trita roccia tipo. Voleo oscura sarà a livello 4, ma sai che c'è? Ora la spam un po' la voleo oscura, vediamo se riesco. Minchia. Ho selezionato un sacco di Nations. Pam.
Attenzione, attenzione, attenzione. No, di nuovo le caldaie, che palle. Lancia fuoco. Certo che le caldaie lancia fuoco e ciò contro le palle, i pigos, perciò. Non fa, infatti non fa assolutamente tanti danni lancia fuoco contro i Nash e Scaldaia. Vai, lancia fuoco! Beh. Ah, questo qui adesso esplode, quindi arrivederci, ecco. E arrivederci a tutti! Certo che capita ora, tu non vorrei dire, lei è alto tipo 3 metri, come fa da per paura di sti piccoletti qua? Very impressive display. Salve! Wait! You help! I have been imprisoned on ridiculous charges. Is that so? I am innocent scientist to create the galaxy's most destructive, constructive features of all time. Why, my experiment could annihilate creatures you fought so hard. He is bulletproof, fireproof, and can think faster than supercomputer. He can see in the dark and move objects 3,000 times his rather diminutive size. And for reasons preposterous, the Federation Council fears him. They take him away from me and throw me here in small, stuffy, rather badly lit cell. Because he's so powerful? Exactly. Everyone always gets antsy and pantsy when somebody more powerful is in the neighborhood. You understand, perhaps? We must make to rescue him, or he'll be banished to far reaches of space. Okay, then. Take me to him. È una cosa attuale caccarsi sotto di ciò che non si conosce, però insomma... Io sono sempre per i pareti, non eliminarlo a priori. È l'adorabile soffice creatura da solo. I'm Terra. Pleasure is all ours. 626 is this way. Hurry! Apro una parentesi, mi sono rivista Lilo e Stitch per la maratona che mi ha voluto fare di incominciare dei classici Disney, maratona che ho citato già qualche episodio fa e che tra parentesi, e che sempre ho interrotto, e che non ho ancora ripreso perché devo finirla, ma non c'ho voglia di finirla perché cioè devo vedermi i film Disney dell'ultimo periodo che non mi piacciono assolutamente. Controlla, ah sì, ok. Ok. Mi sono rivista, stavo dicendo, quindi mi sono fermata a dover vedere con la maratona mia personale Oceania, per intenderci, che Oceania non è brutto, per carità, come classico Disney, sono brutti i film Disney, i classici che sono venuti dopo, e cioè non tutti, però quelli che sono venuti tipo subito dopo Oceania, ricordo che no, ricordo proprio che... Per questo ho voglia di prendere la maratona, qui mancano 8 film in croce, vabbè. Lilo e Stitch che ho detto, mi sono guardato ovviamente, e ovviamente la maratona l'ho cominciata guardando in ordine tutti i film Disney, ovviamente. Arrivando a Lilo e Stitch me lo sono rivisto e ho pensato tra me e me, che non lo rivedevo da anni, ma solo a me sembra uno stereotipo il fatto che il dottor Giukiba abbia l'accento russo. Solo io la trovo stereotipatissima come cosa. Guarda caso, attivi il teletrasportatore certamente. Guarda caso lo scienziato pazzo che ha creato l'arma di distruzione di massa più incredibile d'ultima generazione, rinominata poi Stitch da Lilo nel film. Rinominata poi Stitch da Lilo nel film. Ha l'accento russo, caso vuole che lo scienziato abbia l'accento russo, cioè rivedendo me l'ho organizzato, ma quanto può essere una cosa stereotipata? Poi ho pensato che a me è un film del 2002, però... Cioè, allora in questo momento, adesso gli storici mi odieranno, non mi ricordo effettivamente da quanti anni si era chiusa la guerra fredda tra America e Russia prima del 2002.
Piccola parentesi, in ogni caso, anche se non avrei potuto comunque seguire il telegiornale all'epoca perché sono nata l'ottobre di quell'anno, quindi... Ma in ogni caso l'ho trovata una cosa super stereotipata. Insomma, una cosa che, cioè, al giorno d'oggi non nessuno metterebbe l'accento russo ad uno scienziato che crea in qualsiasi film un esperimento pericoloso, eccetera. Cioè, se gli mette l'accento di qualche paese, sicuramente non lo metto per quel motivo lì, perché... Terra, sei messo la matura addosso. Spiegazione? Perché devo uscire. È vero, sono nello spazio assoluto, quindi... Allora, è vero... No. Oh no, madonna! I flipper! Dai, derapa qua. Che bello che questi Nashes girano e basta. Bello, stavolta si combatte anche fuori, all'aperto, minchia, all'aperto. Si respira tantissimo. Tant'è che mi metto l'armatura per evitare di venire contaminata da chissà che cosa. E ho finito. Forse devo andare di qua. Mi sa che devo andare di qua, infatti. E riusciamo, ok, perfetto. Allora, ragazzi, ve lo dico già, l'episodio circa 26 minuti si chiuderà, perché non intendo arrivare ai 30 minuti, perché c'ho poco tempo per registrare questo episodio, quindi intendo finire il prima possibile. Qui c'ho le pistole che mi sparano. Tech. Ci sono le pistole che si sono attivate per la sicurezza dell'astronave, scusate. Madonna, lei è una medusa un po' più grossa di quelle che ho visto quando sono arrivata. Mi è venuto da premere quadrati in automatico per fare le mosse speciali, scusate. Questa abitudine è presa dai Kingdom Hearts principali, perché tipo nel primo Kingdom Hearts si usava quadrato. Cioè, la magia principale la scatenavo con quadrato. Ma questi quando cazzo finiscono? E si sblocca di avampolvere. Ma continueranno a scindersi finché non li avrò... Dai, però poi finiranno, cioè. Oh, questo è l'ultimo stadio, perfetto. Piccola così, poi muore. Lancia fuoco? Eccolo lì. Mamma mia. E curati! Iter fatale? No, lancia fuoco. Livello 21. Oh, sono finiti. La medusona gigante è morta, è finita definitivamente. Ma poi è contatto, praticamente valeva come 10 mostri, perché... A me serve la mappa, ok, la mappa. C'è ancora la mappa, ok. Stavo dicendo, dov'è la mappa del mondo? Livello 3 per contro impatto. Allora, di qua c'è un'uscita a sinistra, però troppo in alto. Mi tocca per forza andare di qua. Secondo me qua c'è la cella. Allora c'è la cella, per forza. C'è un salvataggio. E salvataggio, secondo salvataggio, vuol dire che qua dietro c'è uno scontro. C'è uno scontro boss. Oppure c'è un filmato. Legge dei videogiochi vuole che a un certo punto si ritrovi un salvataggio, o è perché hai fatto tanta strada, o è perché c'è un boss, o è perché c'è un filmato importante.
di solito la capsula non è di qua. Vabbè, però ho salvato. Allora, grazie. No, ma perché si sono riattivate le... Controlla, fammi controllare qua. No, però devo... Muori uno. Muori, cioè esplodi. Allora, è stato il sorpresa più utile della vita, proprio della vita. Allora, vai, controlla. Oh, ho tolto la gravità. Ho tolto la gravità artificiale, mi sa. Sì, l'ho tolta proprio. E mo? No, di nuovo la medusa gigante, no? Però non ci ho... Chiedi di farla fuori. Oh, però con... Allora, vediamo quante volte ci scende. Una, due, tre, quattro volte. Quattro volte perché adesso si scende ancora di più. Ecco, questa è l'ultima. Livello 2 per l'impatto sonico, ok. Iter fatale, vai. Ole. Ti manca ancora questa medusona grossa qui. Vai, ancora iter fatale. Adesso però ci vediamo un filmato e poi basta, perché con questa medusa perdo tutte le volte 10 minuti. Adesso andiamo qua a sinistra. No, perché ho sparato. Non è neanche morta. Livello contro impatto sarà livello 4. Perfetto. Adesso. Oh! Ah sì, è vero. Stavo pensando come raggiungo queste cose. Poi ho pensato, aspetta, gravità 0. Vero. Ma di nuovo le guardo. Lasciamo stare le pistole. Dai, qui c'è la capsula per forza. No, qui la gravità si è riattivata. Qui la gravità c'è. Ho paura di volare di sotto adesso in questo momento. Ecco. No, mi sa che devo scendere. No, aiuto. Devo scendere? Sì, devo scendere. Qui c'è un pannello di controllo, mi conviene controllarlo prima di... Controlla. Cosa ho fatto? Ho disattivato, oh, perfetto, ho disattivato la gravità, quindi ora posso ritornare su. Posso prendere i vari tesori che ci sono sui vari piani, giusto?
E lì c'è un pannello, che c'è un pannello di controllo anche qua sotto, nel caso in cui, cioè, tu riesca da qua. E qui c'è la capsula, no, c'è un altro salvataggio, però grazie per avermelo messo. Qui c'è, no, non posso controllare. Vai, salva. Dai, adesso arriva uno scontro boss per forza. Ah, vedi, questo era contro impatto. E qui per forza. Eccoci qua. Ciao. You see, not such tremendous power in such itty-bitty package. Truly, he's the one and that's the only. The mightiest creature in all of galaxy. And his only singular instinct to destroy everything he touches. See? What? No, il ciondolo, ridammelo. What did you give that back? Too late. It's already marked for destruction. No, stop! My friend gave me that. Oh. Friend, are you joking? Such concept is totally lost on 626. Invece è rimasto lì perplesso, invece, in verità. In verità è rimasto lì interdetto. This whole time I've been telling myself I want to be stronger, more independent. But the second I let my heart do the talking, I find out how little I really know myself and how much I miss them. That experiment of yours. You sure about him? Maybe in his heart he wants friends, just like the rest of us. Impossible, Petty. He has no actual feelings, only destructive instincts I have carefully chosen for him. Or perhaps you need another demonstration of my evil geniusness. No, davvero mi mandi un boss contro. Respingi esperimento 221. Salve. Vai. Sì, certo, tu vuoi. Minchia, effettivamente tira le fulminate questo, sì che vuole. E il fatto che svolazzi giù mi ricorda Mewtwo. No, no, Mew, anzi. Ah, ci speravo che il Blizzard fosse potente su un essere di tipo tuono. No, non la fai la fulminata, mi spiace. E la fa, e la fa, e la fa, e la fa. E sì, e riprende. No, mi sa, dai, scatena un po' qui la diamant. No, dai, che mi dispiace poi non scatenare la diamant polvere, mi sono triste. No! Ma poi se ne fotte completamente delle mie combo. Ah, adesso te lo frega, Pam, pam, pam! Se ne fotte però, sì, se ne fotte. Oh no! No, attivate il sistema di sicurezza! Fanne poi una, almeno una, mi sento.
questa volta sì che ti ho preso. Non gli hai fottuto su, te metto un cazzo. E vabbè, sì, energisfera. Ma sei veramente un Pokémon. Olè! No, se lo raggiungeva da un chilometro. Perfetto, energia pronta. No, non di nuovo, basta. Lancia fuoco, vai. No! Ulti, dai, faccio un altro tentativo. Bastardo. Cioè, la cosa che mi dà fastidio è che ero sul punto di farlo fuori, ero sul punto di finirlo. Adesso mi incazzo. Vai, Cenerentola. Non so che potere mi possa mai dare Cenerentola, però. C'è il Chionico. Che cosa faccio il Chionico? Volevo scatenare un'unione di a caso. Ho scelto Cenerentola. Guarda. Passo fatato. Cos'è passo fatato? Vai. Minchia. Cura fatata. Ah, è cura. Ha senso, è energia, ok. Che non ho potuto usare perché questo 221 di sto chip. Dai, ma che fastidio che se vai in giro. No, tu non ti possessi dei cannoni di nuovo. E invece sei in possesso. No, non sono in possesso. Vai, scatena una mossa. Luce unica. Cura patata, vai, cura, perfetto. Perché la telecamera poi mi si... Quello che arriva è no, mi sono inquinita da sola. No, ho fatto tre volte adesso. Devo aspettare veramente. Adesso aspetto. No! No, raga, facciamo un continuo perché non c'ho voglia di rifare. No, non c'ho voglia di sforare con questo episodio che di coglioni. No, ragazzi, sapete, allora questo episodio direi che possa concludere qua. Mi dà fastidio chiudere senza battere il boss, però ho detto che non avrei. Non sarei andato oltre 30 minuti con questo episodio perché adesso devo andare a mangiare. Quindi ragazzi, se questo video su Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace. Scusatevi se non sono riuscito a battere il boss, sono deficiente. In descrizione trovate il link alla playlist completa su questo gameplay, caso mai vi foste persi qualche puntata, il link al mio profilo Instagram dove ho posto qualche cosa. Inoltre vi ricordo
che ogni tanto pubblico qualcosa anche sulla community qua sul canale YouTube, quindi andate a fare un salto anche da quelle parti. Tutto questo, noi ci vediamo alla prossima. Mi dà fastidio chiudere senza battere un boss, però non ci posso fare niente. Adesso devo andare a mangiare e c'ho fame.